Buonasera raga, bentornati al canale, come sempre giù di Muscoli a Vita. Ho pensato di aggiornarvi un attimino perché abbiamo appena finito il semestre invernale all'università, quindi purtroppo sono stato veramente preso anche questo weekend, tutto il weekend, a fare un progetto che dovevo consegnare. In realtà lo devo consegnare dopo Natale, ma non mi va di lavorare a Natale, quindi ho provato a finirlo adesso. Mi trovo in cucina, sto preparando la cena. Devo dire che negli ultimi 2 giorni sono stato al dipartimento di ingegneria all'università di Bath. Letteralmente era tutto chiuso perché l'università è chiusa, quindi anche da mangiare non c'era niente. Io purtroppo non ho pianificato al meglio e mi sono ritrovato a mangiare per 2 giorni interi letteralmente piccoli snack, cioccolati, biscottini, caramelle, quindi dal punto dispenser di queste merendine perché non c'era nient'altro aperto. Quindi ho mangiato di merda, mi sentivo di merda. E quindi stasera cena molto da bro. Ho preparato qua 320 grammi di pollo, lo so, sembra di meno, ma questo è 320 grammi di pollo che metto nel forno così che non sporco niente. E c'ho qua 2 pacchi di riso. Qua è quando sapete che il bulk è serio, quando passate da un pacco a 2 pacchi. E quindi eccoci col piatto, so che sembra il pasto più da bro possibile. E come sapete io di solito faccio la dieta flessibile, quindi questo sembra completamente contrario a quello che farei di solito. Però ve l'ho detto perché ieri veramente ho mangiato di merda, quindi per risentirmi a posto sto consumando questo. È un piatto che comunque non è nemmeno troppo male. A volte quando mangi male, io ho questa voglia che voglio mangiare bene. Se arrivate in quel momento è lì che capite che veramente non siete, come dire, fissati con la vostra alimentazione, però il vostro corpo vi richiede degli alimenti sani, che è veramente la cosa ottima. Lo mettete in forno invece che in padella, che è una cosa che non faccio quasi mai, però l'ho appena assaggiato e sa quasi di chicken nuggets del McDonald's, quindi veramente ottimo. Me lo godo e ci vediamo in palestra. Buonasera raga, bentornati ad un altro voiceover. L'ultimo è andato benissimo, siete stati in tantissimi a commentare, quindi vi ringrazio e ho pensato di proporne un altro. Mi raccomando, se vi piace lasciateci un bel like e commentate qua sotto con ciò che pensate. In sottofondo intanto state vedendo un allenamento power o potenza per la schiena e per i bicipiti, ovvero una sessione di pull di forza. Però ho pensato, non mi piace tanto chiamarlo forza, dato che comunque stiamo costruendo anche la massa muscolare, quindi l'ipertrofia, quindi ecco che ho pensato a questo nuovo nome di pull di potenza. Come vedrete ho iniziato nuovamente ad includere una trazione con zavorra alla sbarra, questa volta con i palmi della mano supinati, uno dei movimenti veramente più importanti se volete costruire un dorso possente da paura. E poi vedrete anche un pendle row per isolare meglio il dorsale, togliendo appunto il momentum o lo slancio del corpo. Ci ho aggiunto probabilmente 2 dischi al lato per stare con la schiena dritta, dato che effettivamente sono piuttosto inflessibile, e se poggiassi diretto a terra userei lo slancio delle gambe e inarcherei troppo la schiena, per cui ho messo appunto dei dischi al lato. Se anche voi avete lo stesso problema, anche con gli stacchi, questa è la soluzione giusta che vi consiglio io. Oggi però voglio parlarvi di come mi sto vedendo peggio, ma mi sento meglio, come avete visto dal titolo. Nel senso che sto diventando piano piano più cicciotto, mentre progredisco nella mia fase di massa. In foto e in video appaio meno definito, ho meno vene, sono più gonfio, sono più naturale diciamo, però gli allenamenti stanno andando alla grande, la forza sta aumentando, i pump sono incredibili, posso mangiare tanto e praticamente in totale sono pieno di energie e di forza. Questo purtroppo è il dilemma della fase di massa, piano piano aumentiamo le calorie e quindi anche con un surplus limitato, col passare del tempo oltre alla massa stiamo mettendo su anche un pochino di grasso. Questo è inevitabile, si chiama nutrient partitioning in inglese, secondo cui, in modo scientifico, il nostro corpo non può ottimizzare il 100% del surplus calorico che ingeriamo, ma se ci va bene un 50% di massa muscolare e un 50% di massa grassa, ovvero il 50% del surplus finisce effettivamente per aumentare la massa magra che abbiamo, mentre il resto viene immagazzinato come grasso. Questo ovviamente 50-50 può variare a seconda di genetica di body fat o di percentuale di massa grassa. C'è chi con genetica ottima e 10% di massa grassa ha un ottimo nutrient partition e quindi riesce a mettere magari 3/4 del surplus calorico in massa muscolare e 1/4 in massa grassa, mentre chi magari ha una genetica meno buona è più tendente al tondo, al cicciotto e ha già una percentuale di body fat ad esempio 16-17%, che invece magari mette il contrario, quindi magari fa 3/4 di massa grassa e 1/4 di massa muscolare. Questo è nutrient partitioning, proprio un concetto scientifico, e non possiamo farci niente, è legge naturale. Anche con un surplus calorico piccolissimo, a lungo andare un po' di ciccia si mette in riserva e dopo mesi diventiamo un pochino, appariamo di meno diciamo, ma allo stesso tempo questa è la fase più importante. Molti ragazzi che iniziano, e questo è un errore che ho fatto anch'io per 2 anni, magari iniziamo
vogliamo gli addominali e quindi magari andiamo subito in deficit calorico, tagliamo tutti i carboidrati per provare a definire, senza in realtà comprendere che senza una buona base di massa muscolare iniziale, anche se dimagriamo, non arriviamo alla condizione che speriamo, perché non abbiamo costruito abbastanza massa magra, non ce n'abbiamo abbastanza addosso. Proprio per questo tutti, ripeto, tutti noi lifter naturali dovremmo provare a stare il più possibile in un surplus calorico, dato che è qui che aumentiamo la forza, aumentiamo il volume allenante, possiamo recuperare meglio e di conseguenza aumentiamo la massa muscolare. Questo è molto molto importante, soprattutto se siete adolescenti, avete gli ormoni a 1000, non fate l'errore di stare sempre in deficit calorico, anzi mettetevi in surplus, fate massa, andate forte in palestra, progredite con i carichi e vedrete che inizierete a costruire sulla massa muscolare che si aggiungerà alla vostra struttura e nel complesso andrete ad apparire meglio, dato che mettete su muscoli che prima magari non avevate. Detto questo, è vero che a una certa si può passare dal lato oscuro, diciamo, dove fisicamente non stiamo più bene come prima, nel senso che abbiamo un pochino più di grasso addosso e quindi i muscoli si vedono di meno. Ma qui è quando bisogna capire che se la forza sta aumentando, se il volume allenante regge e il corpo riesce comunque a recuperare bene, è qui che dovete capire che in realtà state costruendo i muscoli sotto il grasso e quando andrete più tardi a definire sarete messi ancora meglio. Questa è una fase che io chiamo la fase di investimento, in cui sapete che magari ora non siete al massimo al 100%, non siete tirati, non siete definiti, ma che dopo la definizione sarete meglio della vostra versione precedente. Io so che dopo la definizione di quest'anno sarò meglio nell'estate 2019 che nell'estate 2018, e tutto grazie alla fase di massa che sto facendo in questo momento. Quindi di fondamentale che volevo farvi capire è che in fase di massa potreste arrivare ad un punto dove fisicamente e visivamente vi vedete meno bene, ma se di energie, di forza, di carichi state molto meglio, state progredendo, è qui che dovete accettare la condizione attuale e continuare di questo passo. Non staccate la spina fin quando o non vi sentite troppo grassi o non vi piacete proprio più, cioè vi guardate allo specchio e dite no, non mi piaccio più, oppure semplicemente se oggettivamente avete messo su troppo grasso. Una buona raccomandazione che usa il ricercatore Menno Hanselmans è che quando non vi si vede manco un po' l'addome, le addominali sotto una buona luce, non riuscite a vedere niente, allora è l'ora di fare un mini cut e di bruciare un po' di grasso. Questo di solito è intorno al 16-17% per i maschi, magari un 10% in più per le femmine, 25-26, proprio che non vi si vede più l'addome. Allora lì magari dovrete fare definizione. Io meno male, come riuscite a vedere adesso nell'ultima clip, ancora un po' gli addominali in vista ce li ho e mi sento alla grande, le forze continuano ad aumentare, quindi continuerò di questo passo perché mi sento benissimo, anche se mi inizio a vedere un pochino meno bene, però mi sento benissimo, quindi io continuo così. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, io vi aspetto lì, mi raccomando lasciateci un bel like se siete d'accordo con me o se vi è stato d'aiuto questo voice over e godetevi la fine del video. Raga, ultimo passo della giornata, c'ho qua 65 grammi di avena cotti con 300 ml di latte, ci ho aggiunto qua delle pipette di cioccolato perché poi quando le mischio dentro diventa veramente una bomba, vedete che si scioglie, veramente buonissimo. C'ho accanto anche un protein cookie per colpire le mie proteine giornaliere, questo è 38 grammi di proteine, come sempre codice sconto lo trovate in descrizione se volete supportarmi, vi ringrazio già adesso e avrete uno sconto del 30%, una mela, micronutrienti e una banana, e questo sarà l'ultimo passo per colpire i macro di stasera. Siamo giunti alla fine del video ragazzi, io vi ringrazio tantissimo se state ancora guardando, spero vi sia piaciuto questo video, so che è un pochino diverso diciamo da quelli che ho fatto in passato, ma semplicemente perché sono stato veramente occupatissimo questo semestre con i progetti di ingegneria, quindi provo comunque a ottimizzare il mio tempo e quindi in questo modo sto filmando in palestra, poi penso a magari un discorso da fare e lo faccio come voiceover. Grazie a tutti se state ancora qui guardando, io vi chiedo di lasciarci un like se vi è piaciuto questo video e ho un sacco di belle cose in programma ragazzi. Non vedo l'ora, magari a gennaio avrò gli esami, quindi sarà un lungo periodo, praticamente un mese in cui do gli esami, ma poi partirò alla carica ragazzi per la prossima estate, che ho un sacco di idee in testa, già dei progetti che si stanno realizzando adesso, quindi vedrete che vi porto il contenuto che vi aspettate. Detto questo, non ho nient'altro da dirvi, grazie mille, penso che metterò un video prima di Natale per augurarvi tutti buone feste eccetera eccetera, quindi ci vediamo nel prossimo video, grazie ancora. So how does it feel to let go?